Innanzitutto esprimere tutta la solidarietà ai lavoratori e tutta la solidarietà al gesto di occupare la fabbrica proprio per sollevare la questione nella sua gravità e nella sua rilevanza. È arrivato anche il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, alla FIMER di Terra Nuova Bracciolini, dove non si ferma la protesta. Noi stiamo assistendo a un'ulteriore presa di giro da parte della proprietà. Qui c'è una sola cosa certa, che bisogna stare dalla parte dei lavoratori. Qui prosegue ad oltranza l'occupazione della fabbrica. I lavoratori, organizzati in turni di 6 ore, sono ininterrottamente dentro lo stabilimento ormai da 4 giorni. Vogliamo avere delle risposte ben precise di quello che vuole fare della nostra ditta, perché questa è la nostra ditta. La decisione infatti era arrivata dopo il colpo di scena dello scorso giovedì, quando l'azienda aveva presentato la rinuncia al concordato preventivo, stoppando di fatto la trattativa con il fondo McLaren Greybull, che aveva presentato una proposta d'acquisto. Non si capisce, per l'irresponsabilità, a mio giudizio, di chi si è comportato detenendone la proprietà con il modo che avete visto, oggi si trova in un vicolo cieco. Io ho incontrato qualche settimana or sono proprio i rappresentanti della McLaren e avevo visto credibilità, passione, voglia di investire, e poi questo stop per il no di coloro che dovranno rendere ragione a noi, al Ministero e a tutti coloro che hanno a cuore il destino dei lavoratori. L'obiettivo della Regione adesso è quello di portare l'avvertenza a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È la cosa necessaria.